high tech. Stare con i piedi per terra, essere ancora in piedi, mettere un piede in fallo, sono espressioni figurate che dimostrano quanto la salute delle nostre estremità inferiori influenzi la nostra vita quotidiana. È stato calcolato che nel mondo occidentale ogni essere umano percorre in media a piedi, nell'arco di 80 anni di vita, circa 174.000 chilometri, cioè più o meno la metà della distanza che c'è tra la Terra e la Luna. Per non affaticare i nostri piedi e per creare scarpe sempre più confortevoli, sono al lavoro i ricercatori del calzaturificio Geox di Montebelluna in Veneto, in collaborazione con scienziati dell'Università di Venezia e Padova e dell'Istituto Joseph Stefan di Lubiana in Slovenia. Questi studiosi, nel corso degli anni, hanno elaborato una speciale membrana microporosa che, applicata all'interno delle scarpe, consente al piede di respirare. Tutto comincia con lo studio dell'anatomia e della fisiologia del piede e del meccanismo con cui avviene lo scambio di calore con l'ambiente esterno. Contrariamente alle altre parti del corpo, il piede non ha organi che generano calore. È come un radiatore. Il calore arriva al piede, come alle mani, e dobbiamo disperderlo nell'ambiente col sudore o l'evaporazione. Questa membrana facilita la dispersione delle molecole di vapore che si formano quando si suda, ma allo stesso tempo consente di mantenere il piede asciutto, proteggendolo dalla pioggia. La membrana è un materiale microporoso caratterizzato da altissima impermeabilità e altissima traspirabilità. La sua caratteristica principale è data dalla dimensione dei pori, che possiamo vedere in questa immagine ingrandita al microscopio di 12.000 volte. In particolare la dimensione dei pori, di ogni singolo poro, è inferiore di 20.000 volte rispetto a una molecola d'acqua, cioè una molecola di pioggia per esempio, ed è superiore di 700 volte rispetto a una molecola di vapore acqueo, come può essere una molecola di sudore. Questo ci permette, applicandola ad una suola forata, come in questo caso, di evitare che l'acqua passi attraverso i pori e penetri attraverso la calzatura, mentre permette al vapore acqueo, quindi al sudore, di fuoriuscire attraverso la suola. Questo test, chiamato di traspirazione, misura la quantità di vapore che può passare attraverso la membrana e la sua accumulazione sul vetro. Le bollicine mostrano che l'aria può uscire da questo materiale, mentre l'acqua non entra. Ma come si comporta questa membrana quando è sottoposta alle sollecitazioni di una camminata? Lo si verifica con una simulazione, analizzata con sensori per l'umidità e telecamere termiche. L'obiettivo della nostra ricerca è studiare soprattutto la traspirabilità di questi materiali anche in termini di resistenza meccanica e soprattutto quindi di durabilità. Diciamo che non siamo all'inizio, abbiamo iniziato molti anni fa e continueremo insomma a studiare, è un work in progress, diciamo che la ricerca insomma non ha mai fine. Ma come saranno le scarpe del futuro? Un'applicazione molto interessante è l'abbigliamento intelligente, cioè inserire nei vestiti e nelle scarpe sensori che forniscano feedback sullo stato del corpo e dei piedi. Se abbiamo bambini piccoli che non sono in grado di dirci se hanno freddo o caldo, oppure persone anziane, queste informazioni possono esserci inviate direttamente sul nostro smartphone. Potremo così assicurarci che i loro piedi siano in condizioni di temperatura ottimali. In this case, feet are at an optimal temperature. Ma prima di poter calzare le scarpe del futuro, il cammino è ancora lungo e grazie ai nostri piedi possiamo continuare a camminare.